Ai sensi dell'articolo 21,6 della Costituzione, sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Il buon costume rappresenta quindi l'unico limite espressamente previsto dall'articolo 21 della nostra Costituzione. Esistono molteplici interpretazioni del buon costume, ma a questo punto ci si può chiedere se esista effettivamente un'interpretazione costituzionale di buon costume, di cui all'articolo 21, appunto, della nostra Costituzione. Secondo il diritto civile, la causa del contratto è illecita quando essa sia contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. In questo senso è forse possibile sostenere che il buon costume sia rappresentato da quell'insieme di principi etici che dominano in un determinato contesto storico. Secondo il diritto penale e in particolare ai sensi dell'articolo 529 del codice penale, sono osceni, agli effetti appunto della legge penale, gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentire, offendono il pudore. Secondo quindi l'accezione penalistica di buon costume, assistiamo a un'area più ristretta rispetto al buon costume da interpretarsi invece secondo la categoria del diritto, civile. I costituenti rifiutarono una nozione estesa di buon costume e forse la ragione consiste nel fatto che durante il fascismo furono approvate, quindi entrarono in vigore, una serie di leggi che svuotarono di fatto il contenuto dello Statuto Albertino, che pure era contraddistinto da una serie di principi, di diritti, di libertà molto forti che andavano a tutelare il cittadino. E quindi i costituenti hanno forse ritenuto appunto di non restringere eccessivamente la libertà di manifestazione del pensiero, anzi di costruire una società realmente democratica, tant'è vero che la libertà di manifestazione del pensiero costituisce la pietra angolare del nostro ordinamento costituzionale. Ma la Corte Costituzionale, nel corso della sua giurisprudenza, si è incaricata in qualche modo di dare una definizione di buon costume, o meglio, di individuare ulteriori eventuali limiti alla libertà incondizionata di manifestazione del pensiero. Ad esempio, nel caso della sentenza 86 del 1974, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che la previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e limitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché a questa sono posti limiti derivanti appunto dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi, e questo ci interessa, che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. E tra codesti beni e interessi, prosegue la Corte Costituzionale, e in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l'onore. Come vediamo, quindi la Corte Costituzionale ha enucleato, individuato un limite ulteriore rispetto alla libertà indiscriminata, appunto, di manifestazione del pensiero, l'onore. Successivamente, nella sentenza 293 del 2000, la Corte Costituzionale afferma che quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente e offesa dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, ecco che quindi ricorre in questo caso la nozione di dignità che emerge appunto, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento. È importante poi sottolineare l'esistenza di un'altra pronuncia della Corte Costituzionale che ci aiuta a capire quali possano essere gli ulteriori limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, come dire, illimitata.
Si tratta della sentenza 215 del 2017, in cui emerge il rilievo ancora una volta dell'onore della persona e poi si fa riferimento, anche seppur indirettamente, al tema del linguaggio sessista. Viene da chiedersi quindi oggi se esistono, se potrebbero esistere limiti ulteriori alla libertà di manifestazione del pensiero indiscriminata a fronte appunto dell'emersione del fenomeno dell'hate speech. E prima di tutto però forse sarebbe opportuno chiedersi se non sia il caso di dare una definizione dell'hate speech, del linguaggio d'odio sul piano nazionale così come sul piano sovranazionale. Verrebbe da chiedersi anche se non sia il caso di inserire, ad esempio, accanto al limite del buon costume, proprio nel testo letterale dell'articolo 21 della Costituzione, anche il limite rappresentato dalla dignità, appunto, della persona. A questo proposito vorrei fare un breve cenno alla legge fondamentale tedesca, la quale all'articolo 5 prevede che esistono limiti importanti alla libertà di opinione, che corrisponde appunto alla nostra libertà di manifestazione del pensiero, nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e, questo è il passaggio che ci interessa di più, nel diritto al rispetto dell'onore della persona. Vediamo che quindi ricorre il concetto di onore e di dignità della persona, che peraltro nella legge fondamentale tedesca è sancita espressamente all'articolo 1. E l'ordinamento tedesco, quindi, e questo forse è interessante rilevarlo, ha previsto come limiti espressi limiti che nell'ordinamento italiano invece sono, come dire, enucleati, sono stati enucleati dalla Corte Costituzionale, che però non trovano un limite espresso, appunto, lo abbiamo visto nel nostro articolo 21 della Costituzione. Ed è interessante vedere quindi in questo senso quanto il rumore della storia possa, come dire, determinare un approccio diverso, delle sensibilità diverse anche rispetto alle disposizioni costituzionali, anche rispetto alle interpretazioni delle disposizioni costituzionali stesse.